Iniziamo questo nuovo video di Stumble Guys, ovviamente shoppando delle gemme, perché ieri non ci abbiamo fatto caso, ma campioni, grazie a voi abbiamo capito che le nuove skin, soprattutto Jack O' Lantern e anche il nostro fantasmino che tanto vogliamo, sono all'interno del Battle Pass. Quindi campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Dopo aver attivato il Battle Pass Premium, riscattiamo la nostra nuova skin leggendaria della lanterna. Eccola qua, la nostra Jack O' Lantern. Quindi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Ovviamente abbiamo un sacco di cose da riscattare in questo Stumble Pass, ma oggi andiamo anche a giocare nella nuova mappa bellissima di Stumble Guys. Quale skin ci darà per adesso in questa ruota? Non so perché ho fatto un giro normale o superiore, però, già che ci siamo, questo è un video anche reazione di tutto quanto nuovo Battle Pass. Raccogliamo tutto quanto quello che c'è disponibile, shoppiamo tutto quanto quello che si può shoppare. Abbiamo anche la nuova scia. Andremo quindi a ottenere la nostra nuova skin, forse preferita, chi lo sa, che è il fantasmino. Quindi shoppiamo anche qua altri stumble coin. Siamo a un terzo del pass e abbiamo una nuova emote molto carina. Ok, non so se però, no, in realtà più o meno l'ho visto e non c'è nessuna nuova emote cattiva, mettiamola così. C'è ancora la shiwaz, se non mi sbaglio, però vabbè, ci può stare. Prima o poi magari Stumble Guys creerà una nuova emote da battaglia, se la possiamo definire in questo modo. Ma comunque riscattiamo anche altri gettoni. Dovremmo comunque farcela con i gettoni Stumble a arrivare fino alla fine del pass, se non mi sbaglio. Però nel caso c'è bisogno, shoppiamo altre. Siamo al 23, dovremmo quasi farcela. Non ho riscattato queste gemme, quindi magari se riscattiamo tutte quante le gemme che ci sono riusciamo senza shoppare altri 2 milioni di euro. No, non devo fare questo giro. Ma sì, tecnicamente dovremmo farcela, ragazzi. Sblocchiamo anche questo bu, sblocchiamo anche questo, sblocchiamo un giro di raro superiore, una nuova animazione provocazione. Poi abbiamo un giro che è epica o superiore. Questo lo facciamo perché ovviamente tutti quanti i nostri giri da ruota dobbiamo trovare una speciale, e se troviamo adesso una speciale veramente veramente una roba troppo, troppo leggendaria, ma infatti è letteralmente impossibile. Ma la cosa importante è sbloccare la nostra nuova skin. Eccola qua! Il nostro nuovo fantasmino di Stumble Guys! Bello, ragazzi, leggendaria. Molto, molto carina. E ovviamente sblocchiamo poi l'ultimo giro. Ok, ragazzi, quindi ora qua noi abbiamo le nostre nuove leggendarie. Ecco qua, Dead Fred. Questa qua non è customizzabile, non credo che, infatti, non cambia molto dal colore. Qua abbiamo altre varie emote, ma non ci sono nessuna emote speciale, che è appunto un peccato. Il pass battaglia molto carino. Io faccio altri 5 giri di ruota per vedere appunto se riusciamo a trovare il Frankenstein. Questo sarebbe molto molto carino. Poi andiamo subito in partita, ragazzi, perché io voglio trovare la nuova mappa di Stumble Guys. Sono molto curioso di giocarla. Qua abbiamo trovato il procione. Qua abbiamo trovato un piccolo animale molto molto carino. Poi qua abbiamo trovato Babbo Natale. Poi qua cosa abbiamo? Abbiamo come penultimo, se non mi sbaglio, un'altra, no, leggendaria questa no, ragazzi, la regina inutile, dannazione. L'ultima, Frankenstein, speciale? No, eccolo qua, Frankenstein, dove diamine era? Va bene, come prima mappa, Icy Aids. Ok, molto molto basic questa. Oh, che figo! Diciamo che così nella neve, ragazzi, si fa giusto un po' fatica a trovarla. Però, vabbè, più o meno... Ah, devo mettere i passi nuovi del Battle Pass. Vedo che tanti comunque l'hanno shoppato, ragazzi, perché vedo che tanti hanno questi nuovi passi. Per favore... Ok, grazie. Anche Jack O' Lantern, ragazzi, è molto, molto carina. Vi spostate, raga? Aiuto? Mi state facendo trollare la mappa continuamente, per favore. Oh, ok. Dovremmo passare molto, molto basic. Sono molto fastidiosi oggi, player. Che bello che è Frankenstein... Molto 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 carino, ragazzi. Però sì, riusciamo a fare il primo taglio. Ragazzi, uno mi stava spingendo via. Va bene, stiamo molto attenti. Vedo che sono tutti quanti belli che cattivi oggi. Carino questo robottino. E ovviamente troviamo anche gli hacker su Stumble Guys dopo l'aggiornamento, perché ho nei comb così, ho nei drop, chiamatela come volete. Mi pare giusto un po' esagerata in 32, eh? Poi fate un po' come volete, amici di Stumble Guys. Però mi pare giusto un pelo esagerata. Qua quanta gente è già caduta. Dannato panda che mi ha tolto... No, 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 raga, siamo in troppi. Siamo letteralmente in troppi. Aiuto, aiuto. Ok, ok, mamma mia, ragazzi, eravamo veramente in troppi. Perché gli hacker così? Dannazione, erano in troppi. Chissà se abbiamo perso comunque un hacker così. Non poteva mettere una nuova mappa, no, non ha voluto mettere una nuova mappa. Ed eccola qua, finalmente, è la prima volta che la gioco, ragazzi. Non so, quasi praticamente
cosa si debba fare, ma non vedo l'ora di sfidarlo. Allora, vediamo un attimino, dobbiamo stare attenti anche ai vari getti d'acqua. Quindi stiamo molto attenti, perché a quanto vedo si arrabbiano ogni volta che vengono colpiti dal fulmine. Ora sono azzurrini, sono un po' più tranquilli, quelli gialli sono un po' più cattivelli. E già vedo un getto d'acqua e ne vedo anche uno rosso. Oh cavolo, è tosta, eh. È tosta, ragazzi, come modalità. Quello rosso è incattivito, mi stava puntando da nazionale a lui. È bellissima sta mappa. È letteralmente la prima volta che la giochiamo, ragazzi, quindi sono tanto curioso quanto voi di vederla e voglio provare almeno a vincerla. Guarda come mi punta quello rosso. È tosta anche con i getti così di l'acqua sporca, lava, chiamatela come diamine volete. E poi ti puntano proprio queste specie di coccinelle. Questo qua che è rosso, lo vedo bello che è cattivello. In tre già ci hanno abbandonato e qua ce ne sono un sacco, quindi shiftiamo da questo lato per poi fare un doppio salto di qua. Quello rosso, ce ne sono due rossi. Ce ne sono due rossi, ci sono un sacco di coccinelle. Io chiamo coccinelle, ma sicuro, ragazzi, è il termine più sbagliato. Ho vinto! No! Bot Bash, ma in semifinale! Ok, che figata, cavolo, ragazzi. Credo che poi si possa trovare anche in realtà nei primi game. E uno già è stato eliminato perché si è auto-eliminato. La Viking vuole rimanere vicino ai tubi perché potrebbe essere una grande ottima giocata. Bello il fatto che una nuova mappa si possa giocare anche in semifinale o magari anche al primo round, perché almeno c'è più possibilità, c'è un cambio di gioco, ci sono un sacco di cose molto carine. Io spero che Stumble veramente col tempo, ragazzi, aggiunga nuove mappe molto carine. C'è già una coccinella rossa che è impazzita, ragazzi. Ragazzi, sta durando pochissimo questo round. Oh, calma, voglio più coccinelle rosse. Sì, no, ragazzi, però non adesso, che stava puntando a me da nazione quando sta arrivando il getto di lava. Io la chiamo lava, ragazzi, ormai non so perché mi piace chiamarla in questo modo. Due getti di lava, un eliminato manca. Ok, io amo, ragazzi, questa mappa. Da quando hanno aggiunto Lavaland e adesso Bot Bash, sto iniziando ancora di più ad apprezzare questo gioco. Vediamo in finale cosa ci capita. Dobbiamo vincere, ragazzi. Ci è capitata la mappa con Bot Bash, la partita con Bot Bash. Dobbiamo vincere assolutamente questa partita. Ti prego, ancora in finale? No, va bene, Paint Splash in finale. Che roba strana, da quanto tempo è che non mi capitava. Fermi un attimo, proviamo a tryhardarla, ragazzi. Sarebbe veramente OP come cosa. Però siamo già primi, molto molto bene. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ok, ancora, scivolato. No, non mi ha fatto la scivolata, mi ha preso il pugno. Dannazione a sto pad, dannazione. Ok, scivolatina per buttarne giù uno. C'è Itzliana prima. Calma, 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 calma. Ha fatto il trick dal lato, vero? Sì, dannazione a noi. Questo stava provando a saltare sopra la nostra testa. Siamo secondi, ok. Ah, ok, facciamo il giro largo, così, ok, saltiamo di qua, ok, ok, ah, di qua a sinistra, a destra in realtà, poi ancora saltiamo di qua, esci, no! No, ragazzi, mi ha scivolato il player, non ci credo. Era una vittoria netta, dannazione. Che sfortuna, ma oggi abbiamo giocato due volte a Bot Bash e ditemi se anche voi come mappa vi piace. Ciao!